Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di One & Luxury, anche se vi introduco con il TG proprio intitolato come la nostra rivista. E avendo appunto un telegiornale vi voglio subito deliziare con delle notizie che abbiamo cercato di coprire nel mese di settembre con quelle che sono le news. Parto subito con una notizia molto importante della Tucano Urbano. La Tucano Urbano è stata costruita, pensate, nel 1999 con sede a Peschiera Borromeo e tra i principali operatori italiani nel settore dell'abbigliamento, con un fatturato pari a 15 milioni di euro. Ebbene, questa azienda, che fa parte anche Mandelli dell'omonimo gruppo, si sono fusi. Mandelli e Tucano Urbano, che sono realtà di grande successo, si completano vicendevolmente nelle rispettive competenze. Dichiarano sia Marco Biollo, nuovo presidente del Consiglio di amministrazione, e Diego Sgorbati, confermato nella carica di amministratore delegato. Le sinergie tra le aziende, dicono loro stessi, permettono di realizzare un solido percorso di crescita e un ulteriore consolidamento sui mercati di riferimento. Ma ancora, noi siamo appunto Wine & Luxury e l'altra notizia che vi voglio enunciare riguarda la tenuta del Paguro. Nella tenuta del Paguro, perché è un'azienda che, pensate, si trova di fronte a Ravenna e dove questa azienda ha proprio ricavato dei vini battizzati con i nomi dei crostacei, infatti non a caso Paguro, Canocchia, Astice e Scampo, ottenuti da vitigni tipici romagnoli, Albana e Sangiovese e internazionali come Cabernet e Merlot. Ebbene, cos'ha di bello questa azienda? Che loro hanno venduto circa 300 bottiglie lo scorso anno e il risultato è stato eccellente. Ora 2000 sono già pronte per la loro vendita e un vino loro confezionato con un packaging di pino marittimo e acciaio con tanto di certificato e di autenticità. E questi vini, pensate, sono stati proprio recuperati da dei sommozzatori, circa a 40-60 metri di profondità. Queste casse sigillate e successivamente poi recuperate. Questa moda, ha dichiarato lo stesso Attilio Scienza, docente di enologia all'Università di Milano, nasce dal ritrovamento di bottiglie del XVIII secolo, pensate, in relitti di navi affondate, e dalla constatazione che il vino si era mantenuto in buone condizioni. Hanno giovato alla conservazione la bassa temperatura del vino e della profondità da parte appunto del mare. E in questo è stata una scoperta importantissima perché abbiamo visto come il mare e anche il colore cobalto e il movimento stesso delle onde hanno accompagnato questo importante ritrovamento. Questa notizia che ci accompagna ancora in un'altra notizia, sempre parlando di mare, la baia tra il faro di Portofino e Cala dell'Oro in Liguria, invece il luogo scelto per la spumantenizzazione sempre subacquea da Piero Lugano, titolare dell'azienda vinicola Bisson, primo in Italia, pensate, ad aver avviato questo metodo di invecchiamento. Sostiene lo stesso dottore di averlo fatto per necessità. Sono un ex docente di storia dell'arte che per passione viscerale ha abbandonato l'insegnamento per diventare produttore di vini, dedicandosi al recupero di vitigni autoctoni. Il mio sogno? Realizzare uno spumante. Poi una volta ottenuto mi reso conto che non disponevo di una cantina adeguata per la spumantenizzazione. Fu allora che si accese una lampadina pensando ad alcune mie ricerche nel mondo sommerso e al ritrovamento di antiche imbarcazioni che trasportavano anfore di età greco-romana contenendo un vino molto ben conservato. Iniziata nel maggio del 2009 con la posa nel fondale di Cala degli Inglesi,
di 6.500 bottiglie in 12 gabbioni. L'esperienza di Abissi Riserva Marina di Portofino, questo è il nome del vino, ha attratto molto il pubblico e i media. Pensate, non ne parliamo solo noi, ne ha parlato il grande autorevole New York Times. Facciamo solo spumante utilizzando uve autoctone di Vermentino, Bianchetto, da noi coltivate, perché riteniamo, dice il dottore, che sotto il mare ci siano le condizioni ottimali per la spumantanizzazione. Clima, luce, pressione e umidità, assenza di ossigeno e anche il movimento naturale delle correnti che mantiene in sospensione le cosiddette fecce nobili. I numeri sono importanti, 6.000 bottiglie l'anno, e ora sotto il mare ne riposano 20.000 e da alcuni mesi si trova in vendita anche il rosé. E noi facciamo veramente gli auguri al dottore e alla sua azienda. E per concludere siamo appunto anche Laxari, quindi parlando appunto di Laxari vi voglio enunciare il nuovo amministratore delegato che è stato nominato con effetto immediato, Isabel Guichou, in seguito a delle dimissioni di Daniela Lond, che da ottobre assumerà l'incarico di CEO di Design Holding. È un ruolo di design dove la dottoressa, che è entrata nel settembre del 2017 con 25 anni di esperienza nel mondo della moda, ha guidato anche marchi come Sergio Rossi, Van Cleef e altri. La sua passione per la moda e la sua profonda conoscenza dell'ambiente, del gruppo e della strategia, nonché la sua esposizione internazionale nel settore del lusso, la rendono il naturale successore nella carica di CEO. E questo porta anche un ampio fatturato nell'azienda, che ha chiuso il trimestre adesso passato il 30 giugno su base annua con un aumento del 59% di 229,4 milioni di euro. Cifre importanti che fanno capire che appunto alla guida c'è una grande donna. Bene, che dire, vi ho voluto dare queste notizie flash sempre nel Wine e nel Luxury, e subito dopo la pubblicità parlare in maniera compiuta anche del nuovo numero della nostra rivista. Vi aspetto. Ed eccoci cari telespettatori, dopo queste notizie flash andiamo e ci incanaliamo proprio nel nuovo numero di Wine & Luxury. Noi nel nuovo numero in copertina abbiamo proprio dato la copertina al Sangiovese. Col Sangiovese quindi ho pensato bene di omaggiarvi con un'intervista a due, a tre, ora ve li presento, parlando del grande vino del Brunello di Montalcino, e lo faccio con il dottor Fabrizio Bindocci, che è appunto il nuovo presidente del consorzio del vino del Brunello di Montalcino, che ringrazio. Buonasera dottore, buonasera. Buonasera a lei e ai telespettatori. E con il dottor Silvio Franceschelli, che è il sindaco appunto di questo paese, di cui quando uno dice Montalcino pensa subito al vino. È corretto, sindaco? Buonasera e grazie anche a lei di aver accettato. Buonasera, buonasera a voi, è correttissimo. Ecco, iniziamo quindi questo percorso e io voglio... Ah, e poi abbiamo in collegamento telefonico Maddalena Sanfilippo, che ringrazio anche lei, che lavora per l'Opera Laboratori Fiorentini e ha collaborato con il dottor Di Bello dell'Opera per Siena e Provincia proprio al Tempio del Brunello. Quindi questo tempio di cui adesso la dottoressa ci parlerà, che sorge all'interno quindi della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, noto come complesso di Sant'Agostino, è proprio un tempio a tutta forma, perché si unisce l'arte con il vino. Però andiamo per ordine, volevo prima introdurre il dottor Bindocci con una citazione che mi è piaciuta molto, di Jonathan Swift, questo poeta irlandese, che dice che il vino dovrebbe essere mangiato, è troppo buono per essere solo bevuto. Dottor Bindocci, lei che è direttore anche dell'azienda di Il Poggione in Sant'Angelo in Colle a Montalcino e che è subentrato proprio al lavoro di Ezio Rivella, lei stesso ha dichiarato che il percorso del vino, di cui adesso vedremo col tempio, non si esaurisce in un bicchiere.
cosa rappresenta per lei questa frase? E quindi, ed è vero che il vino dovrebbe essere anche mangiato? Domanda oltremodo difficile. Quello che posso dire è che nel bicchiere di Brunello di Montalcino non c'è solo il succo e l'essenza del Sangiovese con cui viene prodotto, ma è il vino che rappresenta il territorio di Montalcino nelle sue diversità, nelle sue bellezze. Chi viene a Montalcino capisce, vedendo il nostro territorio, che per fare questo vino l'impegno, la passione, la costanza che i nostri agricoltori ci mettono è un qualcosa di unicum, e questo fa la differenza rispetto ad altri vini fatti sempre con il Sangiovese. Quello che ha scritto il poeta, bere e mangiare è qualcosa, sì, che vuol dire che c'è. Il vino è qualcosa di più del semplice bere. Non è facile però esprimere questo concetto anche da produttore. Chiaramente il nostro vino è qualcosa di più. È un'essenza, come ho detto, che ti riempie il cuore e l'anima. Ti affascina da quando inizi a metterlo nel bicchiere a quando inizi a sorseggiarlo. Senti un Sangiovese che a Montalcino dà il massimo dell'espressione, grazie al territorio, grazie alla gestione dei vigneti, grazie alla cura che i nostri agricoltori ci mettono, al microclima che abbiamo a Montalcino, protetto ad est dal Monte Amiata e a ovest dalle brezze del Maestrale, che lo mantengono sano, che lo fanno maturare pian piano, che lo accompagnano in come stato sanitario fino al momento della raccolta. Importante. Non vorrei dire altro perché sembra che sia, come si dice, un elogio al vino. L'elogio glielo devono fare i tantissimi Brunello lovers che abbiamo nel mondo e che continuano sempre di più ad apprezzare, ad acquistare e a riacquistare il nostro vino. È stata anche una bella sorpresa, quando un bel abbinamento, quando la nazionale di calcio ha festeggiato la vittoria agli europei al Parco dei Principi, e accanto alla coppa c'è una bottiglia di Brunello di un nostro produttore che è stato sempre il nostro portabandiera. Queste sono le cose che fanno piacere tutti noi produttori. Abbinare il nostro vino alla vittoria, alla coppa della nazionale di calcio, non ci poteva essere migliore abbinamento, e questo ci ha riempito di orgoglio, di gioia e di piacere. Bene, prima di dare la parola al sindaco, volevo, perché so che poi ha un impegno, proprio parlare con la dottoressa Maddalena Sanfilippo. Dottoressa, è la prima volta, io da storica dell'arte ne sono felice, che si unisce veramente il vino all'arte. Ecco, questo Tempio del Brunello, che poi appunto anche il sindaco ci spiegherà, che è stato fortemente voluto un po' da tutta la comunità e che unisce questa sinergia arte e vino, come si dispiega e come accompagnate? Perché ho letto che è veramente un percorso sensoriale, si toccano quasi delle opere stile Pollock, quindi c'è un senso proprio di sinestesia di tutti i nostri sensi, non solo la vista. Ecco, questo tempio, se lei ci dovesse fare una micro visita guidata, come lo vorrebbe descrivere? Allora, buonasera a tutti. Sì, grazie per la domanda, perché credo che c'entri proprio il significato di questo posto. Poi comunque il presidente del consorzio e soprattutto il sindaco di Montalcino potranno dare una visione istituzionale più articolata della mia. Il Tempio del Brunello è appunto frutto del solito accordo tra diverse istituzioni, tra cui l'Arcidiocesi di Siena con le Val d'Elsa e Montalcino,
il Comune di Montalcino, il Consorzio del Brunello, appunto, ed è stato realizzato da Opera Laboratori Fiorentini, che è uno dei massimi gestori a livello museale. Di cui ricordiamo il dottor Costa, presidente. Certo, presidente Giuseppe Costa. E dunque, il complesso di Sant'Agostino è quasi una cittadella, amiamo definirla come una cittadella dentro la città, no? Infatti, se si guarda dall'alto, abbraccia proprio una buona fetta del centro urbano di Montalcino, e qui fra l'altro ha sede, oltre ai complessi museali di Montalcino, anche il Consorzio del Vino Brunello. Quindi in realtà siamo proprio nella stessa sede e nel cuore della cultura, possiamo dire, montalcinese. E fra l'altro, con questa nuova riapertura è stata di nuovo aperta al culto e anche al pubblico la chiesa di Sant'Agostino, una delle più belle della città, che ospita degli affreschi pregevoli del secondo 300 di Bartolo Di Fredi, ed è stata chiusa per circa 25 anni, correggimi Silvio se sbaglio, e quindi è di nuovo inserita nel percorso museale. Un percorso museale che quindi riapre con una nuova veste le raccolte, diciamo, quelle tradizionali, ossia il Museo Archeologico, il Museo d'Arte Sacra, di proprietà civica e diocesana. E all'interno del secondo chiostro, che è un chiostro scoperto, si entra nel cosiddetto Tempio del Brunello, si scende nel Tempio del Brunello, in un ambiente ipogeo che è adiacente, fra l'altro, agli ambienti del Consorzio del Brunello, e lì è proprio come se fosse conservato, diciamo, tutelato il segreto del Brunello. Un segreto che è raccontato da un punto di vista emozionale, umano, immersivo, con le più alte tecnologie avanzate in materia di multimedia, e quindi va un po' a toccare le corde interiori sia dei produttori di Brunello, dei montalcinesi, ma anche di tutti i visitatori che vogliono appunto approcciarsi a questa esperienza. Un'esperienza che con questo lato, diciamo, emozionale, vuole aprire le porte anche a tutto ciò che è custodito sopra, ossia negli ambienti che si affacciano nei due chiostri. Il primo coperto, che è l'ambiente di accoglienza, che abbiamo chiamato inchiostro proprio perché è l'abbraccio di tutti i bracci del chiostro, ma allo stesso tempo è dove parte l'esperienza e dove si decide appunto che cosa visitare per primo, anche attraverso un'app di visita che non solo vale, diciamo, per il complesso di Sant'Agostino, ma dà una chiave di lettura anche del centro urbano e del territorio comunale, di tutto il territorio comunale, da Montisi fino a Sant'Angelo Scalo, diciamo. Benissimo. Quindi una panoramica completa. Si entra poi appunto nel secondo chiostro, quello scoperto, dove appunto inizia questo percorso del Tempio del Brunello, anzi, che viene anticipato nel chiostro prima attraverso una novità, cioè una postazione di realtà virtuale che abbiamo chiamato In Volo, che consente appunto di avere una panoramica a 360 gradi, come di volare su tutto il territorio comunale, presentando tutte le frazioni e anche tutti i monumenti più importanti del centro città e del territorio. Tutto ciò per poi suggerire l'esperienza reale, quindi non è soltanto un'esperienza multimediale e virtuale. Tutto ciò deve stimolare appunto negli ospiti, in coloro che vogliono fare l'esperienza, poi questa esperienza a viverla davvero, cioè a partire dal complesso di Sant'Agostino e ad andare davvero nel nostro vasto e rigoglioso territorio comunale. Tutto ciò è, diciamo, il motore, abbiamo detto, no? Anche con Fabrizio, con il presidente, tutto ciò, il motore per tutto ciò è chiaramente il Brunello, quello che ha reso famoso Montalcino in tutto il mondo, che ci consentirà, speriamo, di valorizzare al meglio il nostro patrimonio artistico e culturale, che è prezioso perché Montalcino è stata e ancora sede di diocesi e quindi ha un patrimonio anche di arte sacra notevole che parte, diciamo, dal 1100 e arriva fino al 1900, che deve essere però svelato e fatto conoscere al meglio. Bellissimo, poi so che tutto il percorso si conclude con la proiezione della Madonna della Misericordia di Vincenzo Tamagni, quindi ci sono anche proiezioni importanti, audio, video, come ha detto lei, con opere d'arte veramente che ci accompagnano.
Quindi che dire, dottoressa, dobbiamo venire a visitare il tempio e ad avere lei anche come guida, quindi di questo sicuro io la ringrazio a Ne sarò ben priori per felice. questa piccola visita guidata. Ringrazio anche chiaramente il dottor Di Bello, tutto insomma il gruppo di lavoro. Grazie dottoressa e buon lavoro. Grazie a lei. Bene, dopo aver salutato la dottoressa Maddalena Sanfilippo, continuiamo questo nostro viaggio appunto con il sindaco, quindi facendo anche delle domande proprio a coppia con poi il presidente del consorzio. Sindaco, lei ha dichiarato che dopo un anno e mezzo di pandemia tutte le vostre sinergie si sono concentrate in questo progetto. Montalcino ha voglia di rinascita, ora è il momento. È stato ed è davvero così? Sì, sicuramente durante la pandemia, oltre alla gestione dell'emergenza sanitaria, abbiamo lavorato in sinergia per costruire un po' tutti quegli asset necessari ad una ripartenza di slancio del nostro territorio, anche perché Montalcino è un territorio un po' fuori dal comune, con moltissime attività economiche, moltissime imprese, non si può permettere di fermarsi per molto tempo e non si è mai fermato, devo dire la verità. Uno dei progetti cardine era anche l'affidamento e la gestione di questo nuovo spazio rinnovato all'interno del complesso di Sant'Agostino, che ci ha visto impegnati per lungo tempo e che ha dato degli importanti risultati. La forza Risultati. di Montalcino comunque è questa sinergia territoriale con il consorzio e con i vari attori che di volta in volta ci si presentano in una logica di una produzione che tenga insieme il territorio, la cultura, la società e tutti quei valori che ci hanno contraddistinto nel tempo. Benissimo. Ancora, visto che questa è una citazione, l'ho fatta al dottor Bindocci, la faccio anche a lei, però voglio che mi risponde appunto il presidente. Fatta da Libero Bovio, pensato il figlio del grande giornalista e avvocato Giovanni Bovio, che diceva: l'acqua divide gli uomini, il vino li unisce. Dottor Bindocci, quanto il vino è stato un collante nella sua vita? Allora, io sono un ragazzo di campagna, non sono così acculturato, però quando si parla di vino e di acqua, chiaramente sulle nostre tavole, anche quando ero bambino, il vino era sempre presente, era al pranzo e alla cena, ai momenti conviviali, il vino doveva essere sempre sulla tavola, Certo. presente. E questo la dice lunga sull'importanza di questo nettare, per Ma quanto lei, è vabbè, io mi amato, sbilancio perché ormai è la nuova stagione, ma io adoro il dottor Bindocci, non è la prima intervista, però è uno di quei pochi uomini veramente vero, autentico, che ama il suo lavoro, che chiaramente grande conoscitore di vino, poi vabbè, coadiuvato anche con la vicepresidenza ora Cinelli Colombini, che però veramente ama il Brunello. Questo trasuda in ogni intervista e in ogni sua parola, quindi veramente felicissima di Questa, averla questa, quest, incrociata nel percorso della mia quest'anno, vita. quest'anno per me sarà la 47esima vendemmia che faccio a Montalcino. Bel risultato. Ho Quindi, sindaco, bisogna iniziato dargli una cittadinanza onoraria. Fabrizio è un cittadino onorario per definizione, per quello Ah, c'è per bisogno. definizione, molto bene. Tenetevele stretti questi elementi, che non Vede? ce ne sono tanti. Allora, vorrei Bene, io aggiungere poi ora vi un altro. voglio Aspetti, fare una domanda ad entrambi, una massimo due, a Carlo Attisano, che ringrazio che appunto è subentrato adesso. Grazie Carlo di essere qui con noi, che è Buongiorno a tutti. l'autore dell'articolo del Sangiovese che lui appunto ha definito per la rossa come titolo. Sì. E a te la parola, Carlo. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, è veramente un piacere avervi qui in trasmissione con noi. Io volevo rivolgere al Presidente una domanda,
alcune domande molto brevi. Io ho definito il Sangiovese in generale, diciamo, come sua maestà, il re rosso dei vitigni italiani, che certamente è il vitigno sostanzialmente a bacca rossa più conosciuto in Italia e il più diffuso anche proprio nella zona centrale della penisola. Addirittura ci sono testimonianze certe che ci dimostrano come già gli Etruschi coltivavano il Sangiovese nell'area della Toscana, specialmente nelle colline di Firenze, il famoso Sanguis Iovis, come veniva chiamato, no? E durante i secoli è stato soggetto poi a molteplici variazioni anche clonali che hanno portato appunto alla distinzione di queste due diverse tipologie, appunto il Sangiovese, quello grosso e quello piccolo. Quello grosso, quindi con l'acino più grande, che corrisponde poi ad alcune tipologie coltivate proprio anche in Toscana, come appunto il Brunello. Ha questa sbuccia più spessa e questo, diciamo, un consistente contenuto proprio di antociani e polifenoli. Per chi non lo sapesse, i polifenoli sono dei fortissimi antiossidanti, antiradicali, quindi apportano un beneficio assoluto al nostro corpo. Cos'è sostanzialmente oggi il Brunello per lei? Nel senso, è veramente il re rosso d'Italia dal punto di vista dei vitigni? Io credo che ora più che mai si possa dire che quello che ha detto è un'assoluta verità. Lo stiamo vedendo con i numeri, che sono poi le bottiglie di Brunello che girano per il mondo. Posso dirle che nonostante il 2020 sia stato l'anno della pandemia, con tutti i problemi che tutti abbiamo in qualche modo vissuto, Montalcino, come ha detto il sindaco, è stato un comune dove le nostre aziende hanno continuato a lavorare e a pagare gli stipendi, anche perché il vigneto, la vita è come un figlio, va accudita sempre, da quando la potiamo finché non arriviamo alla vendemmia. Abbiamo lavorato tantissimo in cantina perché il mercato del vino Brunello non si è fermato, ma non si è fermato non solo all'estero, ma anche in Italia, pur con le difficoltà dovute alla chiusura di ristoranti, bar, eccetera. Però è stato venduto e consumato il nostro vino anche in Italia e anche all'estero, e abbiamo chiuso il 2020 con un più 28%. Questo la dice lunga su quello che è l'apprezzamento del Brunello di Montalcino in Italia e nel mondo. Siamo ripartiti con il 2021 vendendo l'annata 2016 quando siamo arrivati al 31 di luglio i dati erano sorprendentemente positivi. È un trend assolutamente di vendita che ha meravigliato anche noi. Io, come ho detto prima, quest'anno sarà la mia 47esima vendemmia. Ne ho viste di annate, di vendite, e come si dice, in prima persona. Stiamo vedendo che il Brunello sta andando alla grande. Merito anche del Sangiovese, che, come dicevo prima, a Montalcino dà il massimo di se stesso, vuoi per il terreno, il microclima, certo, la gestione che abbiamo fatto. E vorrei ricordare anche un'altra cosa che mi piace dire: un territorio di 30.000 ettari dove abbiamo solamente 3.600 ettari di vigneto. Siamo stati bravi a utilizzare i migliori terreni per impiantare vigneti, siamo stati bravi a mantenere questa biodiversità che consiste in seminativi, oliveti, tanto bosco. Sì. Non ci siamo fatti prendere la mano dalla produzione, il mercato tira, piantiamo vigne, no, non solo. Certo. Siamo andati anche controcorrente, abbiamo detto 8.000 kg per ettaro è la produzione che possiamo fare, abbassiamola a 7.000 kg, certo, perché il nostro obiettivo deve essere la grandissima qualità. Se vogliamo continuare a vincere, la qualità è fondamentale. Questa è un'azione assolutamente importante, infatti chapeau a questo tipo di mentalità. Tornando leggermente indietro, io sono un appassionato di storia, il Brunello, diciamo,
veniva prodotto appunto su queste colline che circondano appunto l'antica città di Montalcino, no? Dove si produceva il vino fin dal Medioevo ed era inizialmente considerato, senza offesa, però era proprio ab origine, un vino dalle mediocri caratteristiche all'inizio, più o meno fino alla metà dell'Ottocento. Poi cosa succede? A un certo punto interviene un po' quello che è il capostipite della famiglia Biondi Santi, no? Clemente Santi, che creò in un certo senso questo vino superiore che veniva chiamato vino rosso scelto, proprio questo è la storia che ce lo racconta, no? E questo vino straordinario poi cominciò a vincere anche importanti premi, anche all'esposizione di Londra, di Parigi, ma anche in Italia, quindi cominciò ad avere il suo successo sempre più crescente. E fino a quando poi alcuni anni dopo proprio Ferruccio Biondi Santi continuò a valorizzare i cloni del vitigno Sangiovese Grosso e poi finalmente nel 1964, questo lo diciamo anche a beneficio dei nostri telespettatori, Ferruccio Biondi Santi continuò proprio a valorizzare questo vitigno fino a che non iniziò proprio le pratiche per il riconoscimento della DOCG. E qui arriva la domanda, appunto. Diciamo che da allora il Brunello ha l'obbligo in un certo senso di avere un determinato tipo di invecchiamento e via dicendo. Cosa ha significato questo riconoscimento giuridico proprio per lo sviluppo del prodotto? Allora, quello è stato, come si dice, la pietra miliare che ha fatto decollare la denominazione Brunello di Montalcino, oltre alla partenza, la DOC Brunello di Montalcino, è stato anche importante la costituzione del consorzio, i primi 25 produttori che si sono messi insieme. Anche lì è stato, vede, un bel gioco di squadra negli elenco dei produttori che si sono messi insieme, i soci costitutori. C'erano produttori che avevano 2000 metri di vigneto, grandissime aziende. Questo per spiegare la volontà, la voglia di fare squadra e di partire. Lei ha parlato delle selezioni che sono state fatte. Un'altra bravura dei nostri soci, dei nostri produttori, è che questo mondo delle selezioni non si è fermato. La qualità deve essere un sole che splende all'orizzonte ma che non si raggiunge mai. Dobbiamo sempre impegnarci. Bellissima. Per fare meglio. Piccoli passi, piccoli passi per migliorare sempre la già altissima qualità. Assolutamente. Chi è convinto di essere arrivato al top è una persona, è un perdente, perché è arrivato, certo, e incomincia sempre la sua decrescita. Piccoli passi, piccole cose, aggiustamenti, dottor Bindò, cercare sempre di fare meglio. Con questo messaggio la dobbiamo salutare, perché non pensavo, abbiamo sforato il tempo assoluto, però sono contenta che finiamo con questa frase del sole, così è un messaggio positivo per tutti. Vede, sono uno che cerca, come Carlo, che ci mette la passione, che ci mette l'impegno. Sempre, il motore della vita. È fondamentale. Lei trasuda passione, Presidente, questo è assolutamente evidente. Io la bacio, l'abbraccio e la ringrazio sempre, sempre di stare sia sulla mia rivista che nelle trasmissioni. L'aspetto a Roma per omaggiare il direttore del Parco dei Principi, che saluto calorosamente per questo omaggio che ha fatto alla nostra nazionale italiana. Andremo, dottor Bindocci, grazie. Sindaco, anche a lei veramente un abbraccio, grazie. Un saluto al suo comune che verrò presto a visitare. E un abbraccio a tutte e tre sotto l'egida del vino. Grazie, grazie. Grazie a voi tutti. Grazie Carlo, grazie dottor Bindocci, grazie. Buon fine settimana. Benissimo, cari telespettatori, e dopo aver parlato del Sangiovese, adesso è l'ultimo momento della nostra trasmissione che non l'ho voluta cambiare, mentre abbiamo cambiato alcuni protagonisti e anche un po' la lettura della trasmissione, la parte finale, perché è troppo bella, perché lui è bello, bello impossibile, e poi capirete chi è, a fra poco.
Ed eccoci, cari telespettatori, come vi avevo promesso, il momento conclusivo. L'uomo bello e possibile, Otello Renzi. Buonasera Otello e buona ripresa di questa nuova stagione televisiva insieme. Grazie. Sì. Grazie ancora perché il tuo contributo è importante, perché a te lascio veramente la parte conclusiva della nostra trasmissione, a cui poi affido i miei saluti. Prego. Sì, grazie Manuela. Questo è un appuntamento divino, ma non solamente divino, ma anche di gastronomia, per gastronomi e non gastronomi, ma anche curiosi, perché oggi siamo tutti curiosi di mangiare bene e anche bere meglio. Parliamo di Sangiovese, una trasmissione dedicata al Sangiovese, a un Sangiovese direi di... dell'Italia centrale. Il Sangiovese è il più diffuso dell'Italia centrale tra i vitigni rossi, e siamo nelle Marche, siamo all'azienda Le Stropigliose, in provincia di Macerata e precisamente a Castel Raimondo, e abbiamo Alessandra. Alessandra, buonasera Alessandra. Salve, buonasera a tutti. Beh, questo io intanto faccio subito i complimenti, perché con dal 63 voi siete biologici, coltivate cereali, leguminose, avete animali allo stato libero o brado, avete un agriturismo, e tutto questo fa capo ad Alessandra, che è anche enologa e fa questo splendido Sangiovese di cui parliamo. Ed è quindi un'azienda al femminile. E vorrei anche dire che se Alessandra ha preso all'inizio una strada tortuosa e direi anche differente o non omologata della biodiversità, e adesso Alessandra sei, ci diamo del tu, sei all'avanguardia. Perché il biologico nelle Marche è importantissimo, siamo già al 20% dei terreni biologici, direi quasi fino al 50% e 20% della produzione. Alessandra, siete avanti. Allora, la nostra è un'azienda che diciamo, è strutturata un po' come la classica azienda marchigiana di 50 anni fa ancora, diciamo, perché portiamo avanti tante piccole attività e tanti tipi di coltivazione. Quindi è un'azienda che sulla superficie coltivata produce, ecco, cereali, così come appunto vigneto, uliveto, c'è cioè l'allevamento bovino, l'allevamento suino, si fa trasformazione anche dei prodotti dell'azienda, e si tenta appunto di dare il meglio del territorio, di trasformare quello che il territorio offre, cercando di dare il meglio di queste zone e di queste terre. E, per quanto riguarda appunto oltretutto abbiamo anche un agriturismo dove proponiamo questi stessi prodotti che produciamo direttamente. Parliamo di vino. Di vino voi non fate solo Sangiovese, ma fate anche, a parte la DOC importante che c'è del Verdicchio di Matelica, sia la DOC e anche la garantita, che è la riserva, però fate anche un bianco e un rosso, addirittura anche un vitigno internazionale che è il Merlot. Sì, allora io ho sempre creduto che in queste zone, su queste colline che sono estremamente vocate per il bianco, perché abbiamo l'esempio del Verdicchio, che è una grandissima DOC dell'Alta Vallesina, la principale DOC dell'Alta Vallesina, e che dà appunto risultati incredibili per la produzione di vini bianchi. Però io ho sempre creduto che si dice che il Verdicchio è un rosso vestito di bianco, quindi come caratteristiche c'ha proprio questa particolarità di assomigliare molto a un rosso. C'è allora un estratto secco molto importante, no? Quasi come un rosso. Sì, esattamente, una mineralità, un estratto secco molto importante, quindi accumula
anche una gran quantità di appunto di tannino, di polifenoli, diciamo. Quindi ritrovarsi appunto con queste caratteristiche su un bianco, mi sono detta perché mai allora dei rossi non dovrebbero venire altrettanto bene su questi terreni. Tanto è vero che ci ritroviamo con terreni estremamente calcarei e estremamente appunto minerali, cioè molta sabbia che appunto rilascia questi, questi sali che ritroviamo nei vini, e abbiamo un territorio meraviglioso per quello che riguarda appunto le condizioni climatiche anche. Ci ritroviamo con un clima continentale in queste zone, perché abbiamo una vallata completamente circondata di montagne. Questo permette di avere delle escursioni termiche molto molto alte tra il giorno e la notte, in particolare soprattutto in questi periodi estivi ci siamo appunto ritrovati ad avere soprattutto a partire appunto dai primi di agosto ci ritroviamo in fase di maturazione con queste temperature molto fresche di notte, che permettono di conservare le acidità importantissime per che è una caratteristica importantissima per l'affinamento del vino, e quindi permettono di ottenere appunto vini anche da lungo affinamento. Ecco, e, sì, per i rossi così è, perché l'importanza in effetti di io ho un 2015 qui e ne parlerò, ma io prima di parlare del vino vorrei parlare del terreno, del territorio e del terreno. Siamo nelle Marche, in questo angolo, in questa vallata che corre parallela all'Appennino e che era un vecchio lago salato, un mare salato. E si ha questo tipo di mineralità, che è una mineralità sì calcarea, ma anche di minerali naturali, insomma, quindi i fossili. Ecco, questo vorrei anche capire, questi terreni sabbiosi, direi scheletri, i fossili, che la sabbia praticamente assume acqua ma la rilascia subito, e allora che cosa succede alla pianta? Che mentre si facilita benissimo, le radici vanno in fondo a cercare acqua, per i rossi è la stessa cosa, incontra magari delle argille azzurre o blu, insomma. Sì, il discorso è che in queste zone appunto i terreni superficialmente sono sabbiosi, tendenzialmente sabbiosi, e c'è una piccola quantità di limo in superficie. Quindi queste sabbie appunto accumulano minerali e li rilasciano alla pianta. In estate, quando le temperature sono più elevate, quando le condizioni di scarsità d'acqua sono notevoli, insomma, è difficoltoso per la pianta mantenere un metabolismo adeguato. In questi casi ci troviamo in profondità, perché sappiamo che la radice di una vite non è soltanto di pochi centimetri. Sui primi centimetri di terreno troviamo soltanto delle radici assorbenti appunto per i minerali. In profondità, a diversi metri di profondità, invece la vite usa quelle radici che gli permettono di tirare su l'acqua proprio per idratare la pianta. Quindi in profondità abbiamo queste argille che sono fondamentali per garantire appunto l'idratazione della pianta e mantenere un metabolismo adeguato per permettere lo svolgimento delle funzioni fisiologiche. Quindi avremo in questo caso la possibilità di mantenere e far sviluppare soprattutto nelle fasi di giugno, quando c'è più necessità, i germogli giovani che garantiranno la maturazione a settembre-ottobre per i grappoli presenti sulla pianta.
Benissimo, e soprattutto sappiamo che il germoglio giovane è quello che produce gli acidi organici, quindi è anche quello che garantisce appunto la freschezza in un vino nel prodotto ecco, finale. È quello che poi ho sentito in questo vino che ti descriverò brevemente, perché questo è un Colli Maceratesi DOC Sangiovese e si chiama Unicorno, è un Sangiovese al 100% e ha questo colore che è violaceo ancora all'interno ma ha dei riflessi granati, e quando lo si mette sotto le narici è veramente molto complesso. E ti dirò che oltre al solita viola, la rosa pastita e la ciliegia, poi ci sono delle sensazioni di macis, e quindi il macis è a noce moscata, il fiore della noce moscata. E questo ogni volta che ossigeno il vino, lo faccio girare nel bicchiere, c'è questo ritorno un po' speziato. E ti dirò di più che c'è anche non ti stupire, del corbezzolo secco, delle bacche di ginepro e del pino mugo. Ecco, questi sono profumi, ho fatto una ricerca molto approfondita negli ultimi 2 anni, e questa freschezza che tu dici è una freschezza balsamica, è una freschezza balsamica e ancora un ritorno di spezie e china. Questo è un vino di selva. Ti piace questa? È un vino di selva, questa denominazione, perché si sente ogni tanto edera, quindi verde, ed è un'essenza di montagna. Chiudo questa degustazione con una sensazione morbidissima di vino, ha una sapidità lunghissima e il ritorno addirittura è un tabacco. Quindi un vino, guarda, lo definirei come Sangiovese, una risposta prettamente del nostro territorio marchigiano a quello che è il Sangiovese grosso della Toscana, ma anche al clone del Sangiovese romagnolo. Questo ha una personalità che tu hai dato, che è tra questi due grossi importanti vitigni che fa dell'Italia centrale una base importante del Sangiovese. Viva Dio, qualcuno sa valorizzare anche in una zona di bianchi, ma sai benissimo che prima dei grandi bianchi come il Verdicchio c'erano dei grandi rossi nei tuoi territori. Sì, grazie di tutta la descrizione, grazie di tutta l'analisi sensoriale, perché ho anche percepito questi aromi che mi ha detto Tello che non ero mai riuscita a percepire da sola, quindi grazie mille, perché è veramente molto bella come analisi sensoriale. Grazie Alessandra. Ecco, abbiamo il meglio Alessandra, questo, non è a caso che Otello non è soltanto sommelier, ma appunto, come si definisce lui, anche enogastronomo, ma secondo me è un grande conoscitore e insegnante anche del vino. Allora Alessandra, grazie, un abbraccio a te, alla tua famiglia, alla tua azienda, e ti saluto. Io saluto Otello, siamo arrivati veramente a una prima puntata, ma se questo è l'inizio, immagino il resto. Vi lascio, cari telespettatori, come sempre con una citazione di Italo Calvino, scrittore italiano: è classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l'attualità più incompatibile la fa da padrona, visto che noi oggi abbiamo voluto informarmi e parlare di attualità. Che dire, Otello, alla prossima puntata. Grazie, al prossimo appuntamento di vino. Ok, grazie. Alla prossima.